questi giorni sono state tante le attestazioni di vicinanza ricevute e che nel mio cuore voglio condividere con tutti i preti diocesani. Tra queste, però, ce n'è una che ha un valore particolare per me, come prete e come vescovo. Sabato 28 gennaio, intorno alle 19:30, mi ha telefonato anche Papa Francesco. Mi ha incoraggiato ad essere forte nel portare questo impegnativo e doloroso momento della vita della nostra Chiesa padovana. Le conclusioni alle quali sono arrivato mi fanno soffrire, ma so che sono necessarie. Non sono provocate dal clamore mediatico, ma da verifiche dirette. Purtroppo abbiamo maturato la certezza di sue gravi responsabilità morali. Si tratta di comportamenti inaccettabili per un prete, per un cristiano e anche per un uomo. Prendiamo assoluta distanza da qualsiasi condivisione o giustificazione di quanto è stato vissuto. Sono intollerabili semplicemente.